Buonasera a tutti, eccoci qua. Video conclusivo della giornata, perché oggi è stata per l'appunto una giornata particolare, che forse chi è agli inizi, insomma, non aveva ancora visto, nel senso che questa mi pare proprio la classica giornata di ricopertura delle posizioni short, dove, vedete, non smette mai di salire, continuano a chiudere gli short, per cui continuano a buttare benzina sul fuoco dei long. Detto questo, voglio fare un attimino, appunto, due parole con voi. Per quale ragione? Perché questa giornata mi fa tornare alla mente una giornata che ho vissuto anni fa sul DAX, una giornata dove tra mattina e pomeriggio ci ho smenato praticamente 14.000 euro in una giornata sola, facendo, come dire, ben attenzione a non tirare ancora troppo la corda, benché, voglio dire, l'avessi già tirata parecchio, direi, andando overnight, perché se lo avessi fatto il giorno dopo avrebbe aperto ancora, se non ricordo male, in gap verso l'alto, o comunque dall'apertura non avrei avuto tempo e modo di chiudere, sperando, quella bruttissima parola sui grafici di borsa, bellissima nella vita, bruttissima sui grafici di borsa, sperando in una discesa che poi non arrivava e scattavano altre ricoperture, insomma. Il giorno dopo il DAX continuò a salire e per fortuna io ero sceso dal treno degli short, perché sennò avrei preso una legnata ancora più grossa. Comunque 14.000 euro me la ricordo, e proprio perché me la ricordo vorrei evitarvi queste situazioni spiacevoli. Quindi il mio scopo in questo blog è anche questo, no? Ovviamente. Quindi che cosa voglio dirvi? Voglio dirvi, indipendentemente dal fatto che conosciate o non conosciate il mio metodo, vi ricordo che i cicli, come vengono in generale trattati, secondo me non funzionano, hanno delle pecche. Una è proprio quella che ho potuto constatare leggendo un po' qua e un po' là oggi, in questa giornata, nel senso, i cicli oggi dovevano scendere, insomma, il ciclo a 4 giorni piuttosto che i sottocicli giornalieri sarebbero dovuti scendere oggi, no? Tant'è vero che anch'io domenica ho fatto l'ipotesi, però avevo anche fatto la contromossa, che era quella, appunto, da qui respiro, si va long, ok? Poi dopo parliamo di questo, però ecco, ricordiamoci che i cicli possono cambiare strada facendo, e quindi cercatevi delle contromosse, insomma, per non farvi cogliere impreparati. Oltretutto, poi oggi avevamo il supporto della price action, che io la leggevo long, tant'è vero che sono long già da qualche giorno. Il 2025 ci diceva chiaramente long, insomma avevamo tutto a favore del long. Poi quando ha rotto questa resistenza, l'ha ritestata perfettamente, sottolineo che sono uscito praticamente su questi minimi, ecco che ha dato conferma del fatto che oggi stavano chiudendo le posizioni short prese nelle settimane scorse, ok? Allora, grazie a chi mi ha mandato la mail per segnalarmi che qui ho sbagliato, perché in realtà il trailing stop avrei dovuto metterlo da altre parti, però mi stavo ancora mettendo a ritmo con il grafico. Non è una giustificazione, in fin dei conti poi dopo l'ho ripreso long, perché in tutta questa zona non ha fatto altro che continuare a mettere delle cause long, e quindi c'erano dei palesi ingressi long. Qui ho sbagliato, chiedo scusa, insomma, scusatemi. Niente, quindi sono uscito qua perché stavo parlando e mi andava bene, mi stavo mettendo a ritmo con il grafico, perché comunque insomma ci stava in quel momento per un sottociclo, che ovviamente non stavo spiegando ma stavo tenendo d'occhio, diciamo così, ci stava un ritracciamento che poi non è arrivato. Forse anche nel video di questa mattina l'ho detto, che ero lì, che sicuramente stavo per uscire sui minimi, l'ho fatto, va bene, non è un problema. L'importante è poi nel pomeriggio avere ancora creduto in questo long e averlo preso, ok? Bruco sempre verde, Fabri 2 sempre sopra lo 0, Fabri 3 sempre sopra lo 0, Fabri 3 su 5-4 giorni che incrociava, quindi dopo un po', insomma, avevamo tutti i segnali long. Con la PA long, 2025 long, ecco, finalmente un segnale da metodo puro, nel senso che oggi pomeriggio tutto quello che utilizzo, tutto, era long, proprio tutto, ok? E effettivamente, guardate, quando il tutto dice long, che cosa accade, ok? Mentre questa mattina, come ho segnalato nel video, non avevo ancora tutto long, ok?
Va bene. Allora, detto questo, niente, mi raccomando, ragazzi e ragazze, ovviamente. Io quel giorno lì ho preso una legnata sonora, 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 che ancora dopo anni ricordo, no? Cerchiamo di usare gli stop loss. Se decidiamo di entrare short o long in una determinata zona, va bene, facciamolo, però cerchiamo di farlo leva, quindi seminando piccole quantità, in maniera tale che poi la posizione finita sia ancora ad una leva abbordabile, ok? In un'ampia zona, ma se ci prende short, 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 insomma, facendone una media, avere ancora un prezzo di carico che ci permetta di gestire la situazione psicologica soprattutto, ok? Poi attenzione a un'altra cosa, non voglio fare il galletto che fa il furbetto e perché mi è andata bene, eccetera, eccetera, perché, ripeto, già solo qui ho fatto un errore, tanto per dirne uno. Però vabbè, altre volte in altri video avete visto che ho preso degli stop loss, ci stanno, fanno parte del mestiere, ed è per quello che, ripeto, che mi metto un obiettivo di 300 pips al mese, perché voglio stare tranquillo. 300 posso farli, direi, abbastanza tranquillamente, per cui è il mio obiettivo. Quindi oggi non sto dicendo queste cose in questo video per dire che sono il più furbo del mondo, perché molti magari hanno visto short e sono rimasti short o altro. No, si opera e basta, insomma, ok? Spero di trasmettervi questo. Detto questo, veloce veloce, ho ricevuto dei commenti sul blog, grazie. Allora, Marcello Di Pietra mi dice in un video o di oggi o di ieri che secondo lui il ciclo mensile è terminato il 4 ottobre, quindi siamo già sulla prima gamba di un ciclo mensile nuovo. Cordiali saluti anche a te, ciao Marcello, poi ci siamo iscritti. Allora, mensile per te è, dunque fammi leggere, è terminato il 4 ottobre, quindi ovviamente su questo minimo. Allora, assolutamente ci sta. Però il punto che vorrei sottolineare, anche perché se tu guardi comunque Marcello e comunque in generale tutti, nuovamente il Fabri 3 mi sta esattamente dicendo quello che mi stai dicendo tu, in più il fatto di essere andati sopra le medie mobili mi confermano, mi ha già dato il target della Bollinger, ok? Quindi metodo, cioè quello che insegno come pattern, utilizzare sul mensile ha pagato perfettamente, però ripeto che io preferisco andare avanti sempre fino a prova contraria. Io non mi stuferò, scusate, mai di dire questa cosa. Per quale ragione? Perché se io cercassi di operare in borsa tramite delle previsioni, dopo un po' penso che smetterei. Per quale ragione? Perché le previsioni ne azzecchi una, ne sbagli una, ne azzecchi una, ne sbagli una sul lungo periodo, ok? Mentre avere un metodo che mi permette di tenere la tranquillità, essere per l'appunto metodico, sistematico, ditela come volete, mi dà tranquillità e quindi lo seguo tranquillamente. So benissimo che, cioè me ne accorgo anch'io, che effettivamente questa accelerazione puzzi un attimino di bruciato, no? E che è difficile che un mensile faccia così adesso, lo so anch'io. Però preferivo comunque per la giornata di oggi dire: ragazzi, secondo me siamo nel quarto giorno, e come dico sempre, fino a prova contraria. Questa mattina, quando ho deciso di iniziare a fare trading, ho visto palesi prove contrarie, che oltretutto, ma anche qui lo dico, ma non per dire che sono il più furbo del mondo nuovamente, ma avevo già pensato domenica quello che è accaduto oggi, nel senso che domenica l'avevo detto, se me lo troverò quassù, respiro ed entrerò long, ok? Quindi per dire che vado al di là della previsione, e nuovamente vi dico che le previsioni sul blog non le voglio postare troppo, perché io le previsioni le tratto esattamente come nell'esempio che vi ho detto, ovvero come in quei videogames dove si spara tutti, si prende tutto quello che c'è per andare avanti, insomma. Quindi io la previsione la prendo per sfruttarla, per cercare di fare dei pips, che poi sia giusto, che sia sbagliata, a me che cosa me ne frega, nel senso, che cosa mi importa realmente a me? A me importa fare tot pips tutti i giorni, o mediamente 300 al mese, per dire, no? Poi è chiaro che se sono di più, meglio ancora. Quindi niente, va bene la tua analisi, però ripeto, non mi cambia la vita.
Non voglio sminuire il tuo intervento, mi raccomando, anche questo, voglio che passi il segnale giusto, ovvero grazie innanzitutto del commento e della partecipazione al blog, delle mail che ci siamo scritti e dell'analisi che hai voluto condividere. Questo, grazie veramente, no? Però allo stesso tempo tengo il mio percorso, a maggior ragione, che da anni, appunto, come dicevo in altri video, confrontandomi con molti di voi, spesse volte chi ha sbagliato l'analisi sono stato io e non voi, no? Quindi uno potrebbe dire: ma come Fabri, tu hai più esperienza di me, no? Perché magari io sto facendo il corso con te solo da 2 mesi e io ho letto giusto e tu hai letto sbagliato. E io ti dico: sì, ma cos'è la cosa importante? Tu hai guadagnato? Sì, mi dici, perché ho fatto l'analisi giusta. Benissimo, io ho guadagnato? Sì, perché sono stato dinamico, ho fatto uno stop e reverse nel momento in cui ho visto che da cause ribassiste arrivavano cause rialziste. Con la frase non sta facendo quello che deve fare, per cui faccio anch'io il contrario. E se guadagniamo entrambi, cosa devo dire? Sono felicissimo, no? E risottolineo il fatto che alcuni tratti di grafico si possono analizzare anche con 3 ipotesi, grazie ai vincoli che ho creato, scoperto, individuato. Ok? Con 3 ipotesi, vi garantisco, poi ripeto, mi piacerebbe che qualcuno che sta facendo il corso, se vuole condividere questo pensiero, scriva 2 righe e poi le pubblico, oppure faccia un video. Se volete farmi dei video da condividere, sono molto belli. Sto pensando a quello di Raffaele in questo momento. Tra l'altro, Raffaele e l'altro ragazzo che seguo, tutti e due italiani ma che vivono in Brasile, si sono iscritti e abitano sostanzialmente a 1 ora di volo, per cui è anche questa una cosa bella di questo percorso che ho iniziato con voi. Comunque, è bello che insomma, questi due ragazzi si incontrino, a mio avviso, è molto bello. E poi così studieranno insieme, probabilmente opereranno anche insieme, eccetera, eccetera. Benissimo. Saluto anche Marco che è in Messico, sono i più distanti che sto seguendo. Fatti vivo Marco, ma mi avevi già scritto che è stato un periodo estivo impegnativo per il tuo lavoro principale. Anzi, complimenti per i risultati che hai e avete nel tuo lavoro. Quindi, mi sono perso, mi emoziono da solo, mi perdo da solo. Niente, ecco, lo stesso grafico, dicevo, si può analizzare anche con 3 ipotesi che con i miei vincoli, insomma, si riesce poi a portare a casa la pagnottina, va bene? Detto questo, a parte il mensile, c'era anche un altro commento di non mi ricordo più dove, chi, come, perché, che mi diceva, vediamo se è quello di oggi. Sì, di Free Forex. Il commento di oggi: a mio parere hai fatto solo un piccolo errore in questo ciclo a 4 giorni, spostandoti troppo in avanti. A mio parere il ciclo finiva domenica notte e lunedì mattina era già partito il nuovo ciclo. Va bene, però nuovamente guarda, benché io abbia fatto un piccolo errore, sto leggendo dal tuo commento, ho fatto gain, e questo è quello che conta. Poi poco per volta, a forza di ripeterlo, penso che ormai l'abbiate capito quasi tutti. Anche se a priori ti dico Free Forex, che era un po' prematuro in questo ciclo al rialzo far finire in maniera consapevole già qui tutto il ciclo. Era veramente prematuro, perché comunque a occhio da qua a qua sono 24, fino a qua sono 48, quindi 2 giorni, fino a qua 3 giorni e una decina di ore, insomma. Fossero stati 4 giorni e mezzo, allora senza problemi. 3 giorni e mezzo mi tenevo aperto il fatto che potesse fare ancora un ciclo giornaliero, ok? Va bene, quindi anche questo abbiamo detto, questa giornata da ricopertura degli short memorizzatela, perché quando arrivano fa questo. Ok? Quindi come dicevo oggi, è vero che la gente dice in generale che si sale, no, per le scale e si scende con l'ascensore, però oggi mi sembra che abbia preso l'ascensore anche per salire, e lo dicevamo già stamattina. Si snasava, insomma, vabbè, con un po' di esperienza, insomma. Però l'idea che oggi scattassero delle ricoperture, questa è proprio la classica giornata da ricoperture, ok? Che potrebbe, però nuovamente questo annuale ci fa impazzire, quindi lo dico, ma ancora è presto, potrebbe effettivamente, forse,
essere l'ora buona. Quindi potrebbe essere che questo sia il minimo dell'annuale. Potrebbe, attenzione, nulla di certo, anzi guardate il Fabbri dov'è, molto distante, le medie sono ancora distanti, però dà l'idea che effettivamente magari qualcosa sia accaduto. Oltretutto voglio farvi vedere come questa divergenza, insomma sì, qua i prezzi scendono, in realtà il Fabbri sì, è nuovamente adeguato, però se prendo questo minimo e sono qua, questo piuttosto che questo, piuttosto che questo, insomma sono tutti minimi crescenti sull'oscillatore, per cui c'è una divergenza e sta creando questa reazione. Se voi guardate le altre volte, anche qui, l'annuale precedente a quello in corso, forse già finito, vedete come qua stava sparando, il Fabbri poi è rimasto molto indietro, nel senso che stava facendo la divergenza rialzista, vedete che poi, pram, si è concretizzata con una partenza del genere. Quindi questa divergenza rialzista nei trend che stanno per finire, nei cicli annuali che stanno per finire, è micidiale. Anche qui i prezzi continuano a scendere, il Fabbri inizia a salire, guardate, accumulo e poi guardate cosa ha fatto. Ok, andiamo indietro. Ovviamente su quelli a ribasso, vabbè, questo era già di per sé forte, si vedeva, però comunque anche qui guardate i prezzi, guardate l'oscillatore e anche qui stiamo parlando di parecchi pips, ok? Anche qui sostanzialmente i prezzi scendono, fanno nuovi minimi, l'oscillatore no e comunque si nota poi l'effetto. Allora, qua tutti al rialzo. Anche qui è comunque un ciclo tendenzialmente rialzista neutro, però qua c'è una sgambatona finale che non viene seguita dal Fabbri e poi i prezzi partono. Okay? Quindi andatevi a misurare questa ripartenza e insomma vediamo un attimino la più scarsa, che potrebbe essere questa, nel giro di circa 60 giorni ha fatto 853 pips, sì. Però nei primi, vabbè qua 500, ma oggi ne abbiamo già fatti, nel primo mese ha fatto 600-700 pips, la più scarsa, poi c'è di meglio. Quindi niente, stiamo sul chi va là, perché insomma se poi continuano a chiudere posizioni short, si girano e boh, è partito l'annuale. Però ripeto, per adesso è presto, va bene? Detto questo, non voglio aggiungere niente altro, per ora non aggiorno la situazione dei sottocicli perché, insomma, voglio che proviate anche un attimino da soli a districarvi in questa situazione. Non date per scontato quello che state pensando, va bene? Dal punto di vista dell'analisi, ovviamente intendo dire. Perché, ripeto, che l'analisi va portata avanti fino a prova contraria, dove la prova contraria arriva se un vincolo, almeno uno dei vincoli che propongo, viene violato. Ok? Va bene. Oggi è stata una giornata nuovamente di forti emozioni, un po' per tutto, non solo per il trading, e va bene così, sono abbastanza stanchino, vado a riposarmi un pochettino e domani è giornata pienotta, mercoledì ci risentiamo. Va bene, grazie a tutti e un abbraccio. Buona serata, ciao ciao.